Ciao ragazzi, io sono Daniele e oggi vi faremo vedere la ricetta della sake. Ciao! Abbiamo fatto schiumare un po' la biumi. Soltanto che diventa una schiuma. Aspetta, adesso dobbiamo aggiungere lo zucchero, prendilo un po'. Dobbiamo aggiungere lo zucchero. Continuiamo a montarlo con questa. Vi dico quelli che ci servono. Ma non ti si vede. Vi dico quelli che... Vai. Vi dico quelli che ci servono. Ecco gli ingredienti, devi dire. Ecco gli ingredienti. Burro. Lo zucchero semolato. Zucchero semolato. Zucchero. Gli albumi, che sono i bianchi dell'uovo, li abbiamo già messi a montare. Vero, poi... Zucchero a velo. Zucchero a velo. Sono emozionato che oggi vado su YouTube. Ma non ti... Montati gli albumi e sono diventati così. Sembra slime. Ragazzi, guardate. Wow. Questo sono, è lo zoo. Gli albumi? Gli albumi fatti a velo. Montati a neve. A neve. E poi facciamo... facciamo... come si chiama? Burro. Burro e... Burro e zucchero a velo. Burro e zucchero a velo. Questa è crema burro che abbiamo montato con il zucchero a vela. E adesso che aggiungiamo? Aggiungiamo l'uovo. I tuorli. I tuorli con la crema a burro. Tuorli con la crema al burro. Fai vedere adesso che facciamo. Aggiungiamo la cioccolata. Dobbiamo fare con la cioccolata? La dobbiamo mangiare. La dobbiamo sciogliere al microonde. Abbiamo sciolto il cioccolato al microonde. Guardate ragazzi, aggiungiamo poco alla volta qui dentro. Sembra Nutella. Abbiamo aggiunto il cioccolato. Adesso che aggiungiamo, Daniele? La farina! Che Francesco sta già mettendo. Adesso ci mettiamo gli albumi che già li abbiamo montati, perché servono di riserva. Fa senso quello che dici, sì. Questo è lo stampo. E adesso che facciamo? Mettiamo? Mettiamo l'impasto qui. Vai. Dobbiamo infornare per 140 gradi. 180 gradi? 180 gradi per un'ora circa. Ciao, a dopo, saluta. Ciao. Da questo momento in poi sarò da sola perché i bambini mi hanno abbandonato. Abbiamo la nostra base sacher pronta e l'unica cosa che dovremo andare a fare in questo momento sarà tagliarla e farcirla con la marmellata di albicocche. A questo punto pensiamo alla glassa, quindi mettiamo in un pentolino acqua e zucchero e portiamo il tutto ad ebollizione fino a raggiungere questa consistenza filamentosa. Quindi facciamo freddare il nostro sciroppo 5 minuti, dopodiché aggiungiamo il cioccolato e mescoliamo velocemente per farlo sciogliere. Facciamo freddare la glassa fino ad arrivare a 35-37 gradi, quando avrà questa consistenza sarà pronta per essere utilizzata. Siamo arrivati al momento più delicato, quello del glassaggio, quindi versiamo la glassa su tutta la torta e con l'aiuto di una spatola eliminiamo la glassa in eccesso. Per finire, con l'aiuto di una spatola andremo ad eliminare gli eccessi di glassa che saranno colati dal bordo. E la vostra sake sarà pronta per essere mangiata. Ciao!